Maestro, Giorgio, grazie di avermi dato il piacere di averti a questa trasmissione che va di notte, ma ha delle belle presenze come te. Forse andremo ancora più tardi, secondo me. Prego. Se fai le scelte. Hai capito? Se fai le scelte giuste. No, lì, Milva. Volentieri, qui. Alle 4. Dunque, per come ne ha parlato Milva, tutti sono autorizzati a pensare che lei ti abbia amato. Ci siamo amati follemente. Follemente. Sì. Milva è la mia è la mia sorella, la mia amica e la mia sorella più cara, e non è una sorella incestuosa. Tutti credono che noi ci siamo amati follemente come esseri umani, ci siamo amati invece come teatro, ci siamo voluti bene, ci siamo stimati in una maniera incredibile. Ma non abbiamo mai avuto una storia d'amore, faglielo capire, faglielo credere, non ci crederanno mai. Lasciali sognare, perché no? Va benissimo, perché no? Cosa avevi visto in questa ragazza? Sai che mentre aspettavo di entrare mi domandavo un po', ma quando esattamente io ho incontrato Milva e ho avuto l'idea così di fare qualche cosa con lei? Proprio se tu mi domandi la data, l'anno esatto, io non me lo ricordo, perché non mi ricordo niente. Io mi ricordo soltanto l'anno dello spettacolo X, capisci? L'anno del Galilei, quando era, non lo so, l'anno del, no? La mia vita è una storia di spettacoli. Galilei ciliegi. Sì, ecco, mi ricordo questa cosa. Ciò che un giorno io avevo già lavorato su questo tipo di teatro, perché è teatro, con Ornella Vanoni, diciamo che l'avevo proprio inventata io, perché Ornella era una allieva della mia scuola allora, del 53-54, una scuola antidiluviana, e avevo capito che forse poteva cantare qualche cosa, e nei Giacobini di Zardi gli avevo fatto cantare 3-4 canzoni rivoluzionarie francesi, capisci, come intermezzo per cambiare le scene, perché c'era bisogno di avere un po' di tempo, capisci? E mi accorsi che le cantò molto bene e che il pubblico erano piaciute molto. E da lì nacque l'idea di fare questo ciclo delle canzoni della Mala, insomma, che poi crearono la prima Vanoni, e che poi dopo lei lasciò, continuò la sua strada da sola, perché no, ognuno di noi deve seguire le sue vocazioni. E quindi mi ero appassionato un po' a questo modo un po' di creare qualche cosa che non fosse soltanto uno spettacolo, che non fosse soltanto un'opera lirica. E mi guardavo in giro, sentivo, io ascoltavo, io ascolto molto i dischi, ascolto molto, guardo la televisione, non mi vergogno di guardarlo, mi fa orrore molto spesso, ma la guardo, sì, ma la guardo, la voglio sapere, voglio conoscere, non sono di quelli che dico, oh, io mai guardo la televisione, no, io la guardo bene, cambi canale anche, capisci, perché bisogna essere nel proprio tempo e capire queste cose. E così incontrai la voce, il viso di Milva, che era un po' vicina a quella del tango, che è veramente, è veramente una tenerezza incredibile. Hai trovato la parola giusta. Io ho provato soltanto tenerezza, eri semplice, eri pulita, eri tu, era il meglio di te. L'Italia della provincia. Sì, non è tanto da ridere, non è proprio niente da ridere. Poi lei ha detto bene, c'era molta sofferenza. È giusto, è giusto questa cosa qui. E mi dice, ma che, perché non c'era ancora l'opera da tre soldi da fare, Non, è nata molto prima questa cosa qui. Certo. E ci incontrammo e cominciamo a parlare così, e naturalmente io sapevo che lei, non le avevo detto niente, aveva paura anche un po', poi sai, Brecht, Weil, Strehler, chissà che cosa succede. Tutti questi nomi stranieri. Sì, hai capito, cioè, e mi ricordo benissimo però questo me lo ricordo in una maniera perfetta, cioè la prima volta che ci incontrammo in un palcoscenico Milva e io. Gli feci un trucco. Misi al Teatro Lirico un pianoforte a coda, con, credo, Baracchi, non c'era ancora il nostro Beppe. E dice, tu ti metti lì, suonacchi un po' così, poi prendi un po' di Weil, un po' di Brecht, poi delle cose così, poi sai, via, verrà la Milva, io, poi ci penso io, tu segui. E allora, ma cosa fanno? Lui sta suonando un po' di cose di Brecht, di Weil, così. Ma sarebbe una cosa interessante, ti interessa? Sì, ma non sì, ma cosa... Ma perché, guarda, mettiti qua vicino al pianoforte, così un po', guarda un po', non so che cosa fu, una canzone, forse
Forse Surabaya, forse Surabaya. Surabaya è un'altra. Surabaya, Johnny, ta-ta-ti-ta-ta. È proprio... nani, 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 nani. Ecco, poi continuo così. Sono sceso giù in platea, tac, ho fatto accendere un proiettore su loro due e su di lei e ho visto che era nata. Era nata una cosa, una persona nuova che avrebbe cominciato a fare delle cose. Non pensavo che facesse così come ha fatto, era ancora appena all'inizio, però lo fece con una spontaneità, con una facilità veramente eccezionale. Lasciamo perdere, la voce c'era, non era questo il problema della voce, era il problema dell'interpretazione. Ed era, e lei si è data immediatamente, ed è questo, credo, una delle cose più commoventi e più belle di Milva. L'umiltà ci mise veramente... Umiltà e la costanza. Sì, umiltà così, sai, ma non l'umiltà supina, stupida, no? E dice, prego, dica, faccia, no? Così, mi trasformi, sì, ricordate, no, sì, che si era arrabbiato sì, un giorno. Sì, mi trasformi. L'umiltà vera, mi metto lì per imparare, sì. Perché voglio capire, capisci, in un certo momento, è un grande lavoro. Ich war jung, Gott ja 16 Jahre. Du kamest vom Burma herauf. Du sagtest, ich solle mit dir gehen. Du kämest für alles auf. Ich fragte nach deiner Stellung. Du sagtest, so war ich ja steh. Du hättest zu tun mit der Eisenbahn und nicht zu tun mit der See. Du sagtest, will Johnny. Kein Wort war wahr, Johnny. Du hast mich betrogen, Johnny. Zur ersten Stunde. Ich hasse dich so, Johnny. Wie du da stehst und grinst. Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul. Du Hund. Dabei. Warum bist du so rot, Surabaya, Johnny? Mein Gott, und ich liebe dich so. Surabaya, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny. Und ich liebe dich so. Che cosa tu hai intuito di Brecht che ti ha fatto il regista o uno dei registi più importanti al mondo nell'interpretazione di Brecht? Ma guarda, questa è una storia diversa, non dico più complicata, perché le storie degli uomini sono tutte complicate. Questa storia con Milva è complicatissima, è nata così, quel pianoforte, il proiettore, lei che canta da rarara, e poi dopo, capisci, segue tutta una vita che gira in un certo modo, e che è una cosa, quindi tutto è complicato. Però Brecht è arrivato nella mia vita dopo la morte di Louis Jouvet, che fu il mio maestro, che fu il mio maestro. Io fui allievo diretto di Jouvet negli ultimi due anni della sua vita, scappavo da Milano a Parigi, sai come si faceva lì, di notte, farsi imparare. Era un uomo molto riservato Jouvet, ma era un uomo con i giovani molto, molto, si dava molto, amava moltissimo raccontare, spiegare e allevare i futuri. E a un certo momento, improvvisamente, mentre facevamo uno spettacolo a Venezia, proprio mi ricordo, la Putta Onorata, arriva la notizia che era morto, era moribondo su un divano del Teatro Atenei, perché era stato folgorato da un infarto terribile, non lo potevano neanche muovere, capisci, per portarlo. Noi corremmo, lasciamo le prove con Santuccio, mi ricordo, con altri, corremmo a Parigi, sai, con i mezzi che si potevano, lo vedemmo ancora vivo, forse per le ultime ore. E vedemmo il funerale di Jouvet con Barot, che fece "Oggi il mondo è più povero di qualche cosa di importante". E non si amavano. Gianluigi Barot. Non si amavano, però. Perché erano le due grandi stelle. Però capisci, la realtà era che era perso qualcosa. In quel momento mi sentii, non dico orfano, ma
cominciai a pensare su a quello che Jouvet mi aveva insegnato, mi aveva detto, e Jouvet ci aveva detto delle cose meravigliose sull'attore, su come si deve fare il mestiere, che cos'è il sacrificio dell'attore, l'umiltà dell'attore, tutto quello che vuoi tu, ma della storia. Lui proprio non ce n'aveva mai parlato. Lui con me non mi ha mai detto, sai, adesso succede questo fuori, adesso sono Zante Respa, allora, Molière, capì? Cioè ci aveva legati al testo e alla verità della poesia, ma ci aveva negato la storia, cioè ha negato la vita che si muove. E quando lui sparì, e io mi sentii così orbato come un figlio, sentii anche il bisogno di dire, ma non è possibile che quello che ha imparato da lui non si possa anche adoperare per gli altri, cioè per quella cosa stupida che dicono. Dottore, maestro, maestro Brecht, non sono maestro, faceva sempre lui, come faccio sempre io, no, professore neanche dottore, no, niente. Mi dica, ma lei crede che col teatro si possa cambiare il mondo? Sì, sì, si può cambiare il mondo. Insieme con mille altre cose, insieme con la politica, insieme con la vita, insieme con l'amore, insieme con l'amicizia, insieme con i libri, insieme con la poesia. Ma una piccola particella, il teatro può farlo, da solo non cambia niente, con gli altri può cambiare tutto. E questa cosa, capisci, mi ha fatto sentire una via nuova, cioè uno sblocco di quella specie di solitudine meravigliosa. Sai, c'è un piccolo aneddoto su Jouvet tipico. Passano con la loro compagnia sul Machu Picchu, sai, una cosa enorme, Perù, una cosa enorme, una delle più grandi montagne del mondo. E lui stava leggendo un libro di Molière, la compagnia, maestro, patron, perché chiamano patron, che è meglio, patron. Ma non è il padrone della fabbrica, è il patron, papà un po' vecchio, che sa piallare meglio. E dicono, venga, c'è il Machu Picchu. C'è il Machu Picchu, venga a vedere. Città millenaria. Patron, venga a vedere il Machu Picchu. Si alza, fa così qua. Oh, joli toile de fond. Bel fondale. Capisci? Bel fondale. E poi ritorna e si mette a leggere Molière. È tipico. E io ho assistito a una lite con i suoi attori a Firenze, che erano andati, invece che alla prova, avevano ritardato un po' perché erano andati a vedere gli Uffizi, erano andati a vedere Masaccio, erano andati a vedere quello che si deve vedere, e lui era lì che aspettava, non siamo arrivati in ritardo perché c'era Donatello, vostro Donatello, senti sì! Capisci? E questo era eroico, era sacrale, se vuoi, era monastico, ma era, capisci, e l'uomo per chi vota? E cosa pensa lui di quello che succede? E cosa pensa di quelli che sono senza lavoro? Capisci? Joli toile de fond. Hai capito? E quindi a cercare altri percorsi. E lì appunto io ho avuto questa grande maestro di questa grande lezione, che non è, e noi lo sappiamo, una lezione come ci hanno insegnato falsamente, dogmatica, voi dovete fare così, viva il comunismo, viva la bandiera. Cioè, era un uomo assolutamente diverso da quello che hanno detto. È un uomo, e credo che nel tuo spettacolo lo si veda anche più facilmente. Certo, per la gente, l'abbiamo fatto anche per questo, per far vedere, guardate, che non è proprio così. Che Brecht non era così. Che non era così, era un uomo che amava, era un uomo. A noi allievi suoi, abbiamo sempre avuto un po' di sospetto verso di lui. Da Jouvet sei passato a me. Sì, dicevamo, ma questo qui ci mette sempre i dubbi di tutto. Ma guardi che quelli lì sono fascisti, sono proprio questi lì, no? Sì, però pensateci su un momento. Potrebbe. No? Potrebbe anche esserci qualcosa di buono. Cioè, ci faceva sempre vedere il dubbio, la lode del dubbio è una cosa. Era l'uomo del dubbio. Quando diciamo, è sicuramente così, dice no. Sicuramente no, può darsi che sia così. Ma tu l'avevi cercato Brecht perché era l'opposto di Jouvet nel mondo? No, l'avevo cercato perché avevo conosciuto, avevo letto le sue cose, perché avevo sentito delle sue pagine scritte, dei suoi drammi e dei suoi allievi, anche dei suoi gente che l'ha conosciuto, che mi parlava di questo personaggio favoloso, interessante. Sai, per noi giovani antifascisti, già prima del 39, se vuoi, sai, quello che tu hai cantato, tararira, tararira, che non è una roba per te, naturalmente, è una cosa per un cantastorie, sì. Era un mot de passe, ci conoscevamo, sai, uno passava, cioè, l'altro risponde, abbiamo capito, andiamo. Modo per riconoscere. L'inizio della resistenza, tu capisci, con l'opera da tre soldi. Eppure è così, capisci? E quindi
E lì nacque, più che un sodalizio, una lezione, insomma, capisci? E quindi da lì poi nacque l'opera da tre soldi, da tre soldi il chiedere a Brecht, mi dica ma cos'è, ma com'era qui, ma cosa faceva lei nel 29? Boh, mi ricordo io nel 29, faceva come me in un certo senso. Quanto, 29, cosa c'era nel 29? Ti ricordi? Nel 28 c'era, non si ricordava. C'era quello spettacolo. Sì, non si ricordava più niente, le fotografie, non ce l'ha le fotografie. Ah, fotografie, sì, forse là nel fondo il cassetto. Capisci? Cioè era un uomo che divorava il teatro. Quindi non era un integralista. Non era un integralista, assolutamente non era. Noi diciamo, insomma, è un po' troppo dubbi, insomma, certamente, perché insomma la lotta di classe. Sì, la lotta di classe, però va bene, ma state bene attenti, insomma. Capisci? Lui era un lussemburghiano assoluto, era un uomo. Seguace di Rosa Luxemburg. Era uno della grande corrente viva nel socialismo, quello vero, che è la corrente libertaria. Quella che dice, sì, va bene il socialismo, d'accordo, deve esserci, senza la libertà, no. La libertà, senza il socialismo, no, scusatevi, no, no, non va bene. Devono essere insieme, allora siamo a posto. Capisci, questa grande corrente è stata sempre minoritaria, sempre minoritaria, però è quella che ha ragione. Sai perché sono orgoglioso di fare questa trasmissione? Perché in un'altra trasmissione non mi sarei potuto permettere una lezione di teatro come Giorgio ha dato sì. In 5 minuti. Adesso parlo alle 5 di mattina ti mettono. Ti faccio vedere, guarda, per ristabilire l'equilibrio faccio vedere Milva con Iannacci in un duetto memorabile. Solo sì. Tieni per dopo. No, voglio dire una cosa, che il concerto che faccio qui a Roma chiude con una canzone straordinaria che si chiama Epitaffio per Rosa Luxemburg. È straordinaria, così, ma che scelta, lì, che è coraggio! È avvenuta una cosa, è avvenuta una cosa che tu hai vissuto a Varsavia, no? A Varsavia, no, non era Varsavia, era Cracovia, peggio, perché Cracovia, c'è il Papa, è nato lì, quindi Cracovia e Cracovia, per carità. A un certo momento questo qui dice Epitaffio per Rosa Luxemburg. No, che è scritto. Si sente nel pubblico. Poi lei comincia a cantare, silenzio di tomba, gente si mette a piangere. Perché Rosa Luxemburg, il nome Luxemburg, era il nome dei campi di concentramento, chiamavano invece che Arbeitsmachtfreude, i campi di concentramento di là, hai capito? Li chiamavano Rosa Luxemburg, pensa un po', poverina, proprio lei, l'avevano presa. E lei è riuscita, il pubblico è riuscito a superare, capisci, questa terribilità, no, di questo nome e di trovare la bellezza di questa poesia e del canto che allora faceva. Sono troppo allora, curioso. Cioè, questo è troppo bello. Milva, allora, io ti abbono Enzo Iannacci, però il canto per Rosa Luxemburg andiamo lì al pianoforte e lo sentiamo. Magari. La rosa rossa non c'è più. Va bene. Andiamo anche noi vicino al pianoforte. No, veniamo con te. È molto difficile perché... No, è molto difficile, richiede, perché questo quando chiedevi dell'epico, richiede una grande concentrazione. Sì, no, non si può cantare queste cose. Io sono in un certo momento, sono così. Ecco, vedi? Così, proprio così. Sì. Thank you.
la verità. I ricchi l'hanno spedita all'aldilà. Pace a te, pace. Pace a te, pace. 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 Siamo in due a battere le mani, però le battiamo. Grazie, grazie, grazie. Veramente, poi questa musica, che si chiama Martre, ha delle note difficilissime. Difficilissime, sembra facile. Sì. Invece, carina, la melodia, lei la fa da una... La fisarmonica finissima, che sai che... Qui appena, proprio una cosa, un piccolo organettino. Sì. Giorgio, capisco perché ti sei innamorato di Milva da 30 anni. No, io mi sono innamorata di lui. Senti, nel 95 hai portato I Giganti della Montagna a New York. Sì. E i critici hanno detto, il suo teatro è da culto, dovrebbe venire più spesso. Quando alla fine è apparso sulla scena, la platea è scattata in piedi per una lunga ovazione. È una forma d'arte in se stessa. Tutto questo che inorgoglisce come tuoi compatrioti, diciamo così, che fa contrasto con qualcosa che tu hai dovuto dire nello stesso anno. Considero l'Italia un paese allo sbando, del tutto immaturo e sostanzialmente immorale. Perché hai dovuto passare... Non perché l'America non sia a modo suo... anche sostanzialmente immatura e immorale, sai, a un certo momento vediamo un po' il mondo su quello che succede, non è questo il problema soltanto, il problema è che l'Italia stava attraversando un momento tragicissimo che non è ancora finito, e un travaglio anche giustificato se vogliamo storicamente, perché sai, la nostra unità sono 100 anni, in fondo sai, stiamo facendo questa democrazia, è difficile farlo, non è facile, però indubbiamente abbiamo assistito in questi ultimi anni a dei decadimenti, anche di ordine culturale. Non mi hanno fatto scappare dal piccolo, no. Mi hanno un po' cacciato, diciamo via, se vogliamo dal piccolo, ma non è questo. Il problema, guarda, era molto semplice. La gente si domanda sempre, ma cosa è successo, cos'è questa storia terribile? È molto semplice. Dopo 50 anni, noi compiamo il 14 maggio 50 anni di vita. Dopo 50 anni di vita un teatro o si chiude, o si riapre di nuovo, si chiude per riaprirlo il giorno dopo con l'anno numero 1, non con l'anno 51, secondo me. Hai capito? O uno ha finito e dice vabbè basta, andiamo avanti così, oppure invece vuole ricominciare da capo. Io, pur non più verde di anni, pur tuttavia io sento che potrei dare le ultime mie forze, che sono ancora abbastanza vitali, darle per un teatro che vada avanti. Vuoi dire la tua età? Sì. La mia età, 75 anni. Quindi sono tanti, insomma c'è poco da fare. Sono 250 spettacoli, sono 50 anni di teatro, anzi 60 anni di teatro. E perché se non vuoi. Te lo dovrebbero permettere? Perché per fare questo teatro diverso, cioè fatto per i giovani, con i giovani, un teatro per esempio dove non si fa solamente la prosa, ma si fa anche l'opera, in cui si fa anche il jazz, in cui si fa anche certe cose che cantava Milva nelle canzoni, in cui si fa dei concerti come Kremer che suona Piazzolla, che è uno dei più grandi violinisti del mondo, capisci? Cioè questa cosa che è la realtà dei giorni nostri, noi siamo multimediali, noi vediamo tutto, sentiamo tutto, amiamo il jazz e amiamo al medesimo tempo Mozart. Richiede soldi, entusiasmo e chiede, o fede? Chiede fede, entusiasmo, strutture, soldi anche. Uno degli addendi sono i soldi, ma non ne sono gli unici. Occorrono fede, occorre volontà,
una volontà culturale, una volontà di fare qualche cosa. Io ho l'impressione che da aprile sto lottando contro il mondo, sto lottando, ma già qualche cosa si sta muovendo, perché le cose non si muovono mai da sole, bisogna farle muovere, bisogna farle. Per esempio, nell'ultima legge che Veltroni ha portato al Consiglio dei Ministri, il piccolo teatro è stato nominato Teatro Nazionale. Cosa vuol dire? Non sappiamo ancora bene, però... È una medaglia. Può essere una medaglia, non mi basta, non mi interessa la medaglia. Se invece è una cosa per fare, allora mi sta bene, anche mezzo nazionale, capisci cosa voglio dire? Quindi questo è il grande problema che noi abbiamo oggi, e io ritornerò al piccolo teatro se noi avremo i mezzi, se io avrò i mezzi di dare gli ultimi 10 anni della mia vita, vai, buttiamola lì, al futuro e non al passato, non è una celebrazione del passato. Come lo vedi l'ultimo giorno in cui vorrai entrare in un teatro? Nel senso di lavoro? Sì, perché prima mi hai detto ho deciso quando lascio. È domanda al ciclista, è domanda sì, al calciatore di appendere i... Ma appunto ricordo questa frase di questa grande cantante che è stata la Tebalde, dice che decise proprio il giorno, si ritirò e disse non ho più da quel momento provato alcun rimpianto. Ora credo che sarà molto difficile per me, non lo so, dipende, da certe cose sicuramente non le farò più, certe cose. Cosa? Ma non lo so, non si può presentare, cioè quando si ha una certa età, voglio dire, per forza il tempo passa, ma bisogna sapere, ecco, sarò più selettiva, saprò scegliere meglio. E se avrò l'opportunità, l'occasione di maturare ancora, di andare avanti, se la mia intelligenza mi sosterrà e io riuscirò, allora certe cose si potranno ancora fare, naturalmente solo con certe persone. E poi ci sarà il silenzio. Che ci e deve poi essere. Quando, appunto, il silenzio deve essere totale. Sì. Ecco, il silenzio, sì, questa cosa che ti dicevo prima è molto importante. Molto importante. Ci stanno uno scatenamento di casini. Sì. Il silenzio è una cosa... Allora io ti ringrazio. Sono entrato nella tua vita abbastanza... Grazie intimamente. A te. Sei entrato lì come un frate confessore. Sì, a un certo una momento. Cosa. È una cosa tremenda. Sì, Gianni, no, veramente. Da ma nel 75 cosa è successo? Allora noi lasciamo i telespettatori sì. Mentre usciamo.